Ciao a tutti, nuovo video del Pipazzato in America. Quest'oggi sono nella parte nord-est di Central Park perché vi volevo parlare di Standard Mixture Mellow. Perché sono qui? Allora, sono qui, vedete, ci sono dei cannoni alle mie spalle. Questo è Fort Clinton, che è praticamente un forte che era stato costruito nel 1812, c'è una targa che lo ricorda, per proteggere New York dall'attacco degli inglesi. In realtà ci sono anche altri forti che sono poi ovviamente stati dismessi perché appunto si temeva un'invasione e quindi si cercava di difendersi. In realtà, proprio come questo video, come questa comparazione che farò, si è trattato di forti totalmente inutili, non sono mai stati utilizzati e quindi alla fine sono stati dismessi e adesso sono diventati così dei monumenti storici. Quello di cui voglio parlare oggi era la Daniel Standard. Perché parliamo della Daniel Standard? Soprattutto perché ora, considerando che ora non esistono più i tabacchi Daniel, che sono diventati Peterson, e soprattutto perché parlo di una Standard Mixture Mellow che non è neanche più sul mercato? Perché è un video inutile, e soprattutto perché questo video è venuto fuori da un'eventualità. Stavo parlando con, intanto ci parlo, con il collezionista di Daniel, conoscete tutti, il brasiliano Young Forcioli, che lui ha fatto veramente un bellissimo lavoro di recupero degli articoli di Loring, mettendoli su Pipedia, o Pipedia, o chiamatelo come volete, e ha fatto anche un piccolo lavoro, abbiamo anche un po' parlato, sulla storia dei tabacchi della casa. Quindi in particolare gli ho mandato alcune foto di latte della mia collezione, e quindi in particolare quella del Standard Mixture Mild. Questa dovrebbe essere una latte degli anni 70, si tratta quindi dello stesso tabacco. Prima, questo era ancora fatto da Daniel, e questa invece è fatta da STG. Cosa è successo però? Facendo le foto mi sono accorto che questa latta ha perso il suo sottovuoto, quindi è aperta, non è più sottovuoto, appunto non è più chiusa, e quindi a quel punto ho detto, ma forse a questo punto, avendo perso la sua chiusura, conviene riumidificarlo e fumarlo. Quindi a questo punto ho pensato, ma potremmo farci una comparazione con quello attuale, visto che mi sono ritrovato anche una latta di questo. Però è una comparazione assolutamente inutile, quindi quello che farò in questo video sarà riumidificare questo tabacco qui, e quindi volevo farvi vedere qual è il procedimento che io seguo quando si tratta di recuperare tabacchi secchi, anzi quando si tratta di resuscitare tabacchi, perché questo è un tabacco che ha almeno 40 anni, quindi vediamo veramente come si fa quando si trattano tabacchi così vecchi. Io utilizzo un metodo estremamente lento per evitare muffe, ma vi dirò meglio più avanti. Dopodiché prendo la palla al balzo, mentre questo qua si riumidifica, ci vorranno almeno una decina di giorni, fumo questo, e dopodiché vi dirò in modo assolutamente inutile qual è la differenza, perché questa comparazione è veramente stupida, come sempre qualunque comparazione fra i tabacchi di 40 anni fa e la loro versione attuale, perché lo vedrete già quando aprirò queste latte. Questi tabacchi non sembreranno neanche lo stesso tabacco. Questo probabilmente sarà un tabacco molto scuro e questo sarà probabilmente un tabacco chiaro. Quindi non sappiamo come è invecchiato, non sappiamo che cosa è successo, non sappiamo la differenza degli ingredienti. Quindi probabilmente sono due tabacchi totalmente diversi. Parliamo due secondi dello Standard Mixture. Allora, qualcuno lo saprà. La cosa bella di Daniel era che, oltre a fare delle pipe eccellenti, facevano anche dei tabacchi di veramente grandissima fama. In particolare nelle loro tabaccherie, non solo in quella di Londra ma anche in quelle che avevano in giro per il mondo, ce n'era anche una qui a New York, c'era la possibilità di farsi le miscele, di farsi personalizzare le miscele. Non so se si acquistassero quindi pagando, però sappiamo che nel suo libretto delle miscele dei clienti erano presenti oltre 36.000 miscele. Quindi quando si andava da Daniel uno poteva trovare sia le miscele fatte in casa, cioè predefinite con un nome, la Royal Yacht, la Dumber, la 965, la Standard, oppure poteva farsi fare la sua e magari andava a finire nell'annuario, nel ricettario. Non so perché la Standard si chiamasse Standard, onestamente. L'unica cosa che mi viene in mente è che forse magari era la definizione, secondo Alfred Daniel, di quella che era una miscela inglese. Tant'è vero che era presente con tre gradi diversi. C'era la full,
c'era la medium e c'era la mild, che è questa qui che è la più leggera. E l'unica differenza è la quantità di latakia in questa miscela. Tant'è vero che questa che è la più leggera, non viene neanche riportata la quantità di latakia. Qui si parla soltanto di blend di Virginia e Turkey. Quindi probabilmente qui non c'è neanche. Adesso quindi sappiamo, vediamo com'è. Quello che mi aspetto di trovare, essendo una miscela di Virginia orientale e un tabacco estremamente biondo, questo qui probabilmente dopo 40 anni si era scurito un sacco. Adesso vediamo com'è, dai. Eccoci qui. Prima di fare l'unboxing volevo veramente farvi notare le differenze che ci sono nelle latte. In questa qui, che è probabilmente degli anni 70, è difficile datarle con precisione. Ok? Dice molto. Comunque vediamo il logo Daniel, quello vero, quello delle pipe, quello che vedete anche oggi dei vestiti, il Royal Warrant, con la scritta appunto che è stato dato dalla regina come fornitore ufficiale, insomma, diciamo, Alfred Daniel Ltd. Standard Mixture Mild è appunto una miscela di Virginia e Turkey. Sapore morbido e delicato. Dopodiché, appunto, trovate qui alcune scritte e in particolare questa, ovvero prodotto e miscelato in Inghilterra da Alfred Daniel. Questa qui che è la versione, questa qui è probabilmente dei primi anni 2000. È stata realizzata in Europa sotto appunto le authority, quindi con la royalty di Daniel Tobacco of London Limited, quindi non è stato prodotto da Daniel come dicono questo. E la differenza nel logo la potete vedere perché appunto a un certo punto Daniel, avendo esternalizzato la produzione di tabacco, avendo anzi ceduto la royalty, quindi ha dato la licenza per produrlo con questo nome, ha voluto però man mano distaccarsi dalla parte tabacco. Quindi la volontà di utilizzare un logo diverso, quindi il nome c'è, ma il logo non è lo stesso. E questo, insomma, diciamo che è stata poi, man mano, questa cosa si è evoluta fino ad oggi, in cui non esiste più proprio Daniel. Come potete vedere, voi mi potete dire, ma non è la stessa miscela, perché questo dice mild e questo dice mellow. In realtà è la stessa miscela, semplicemente mild e mellow non sono proprio sinonimi, ma sono sfumature di senso molto simili. E quindi questa qui era effettivamente la stessa, tant'è vero che soft, delicate flavor, a mild blend of Virginia and Turkish, a mellow blend of Virginia and Turkish tobaccos, quindi veramente la stessa cosa. Comunque adesso vediamo di vedere se c'è qualche differenza. Io adesso non ho una moneta, quindi userò la chiave. Eccoci qua. Vediamo, come dicevo, questa io me l'aspetto molto chiara. Allora, come potete vedere, questo vi sarà sicuramente familiare. Daniel Tobacco Collection. This land tobacco is one of our renowned collection. Si sente già un bell'odore forte, erboso. Vediamo. Allora, è un po' più scuro di come me lo immaginassi. Io me lo immaginavo molto più chiaro, però comunque la componente virginiosa è assolutamente predominante. Ora, vabbè, è ben pressato, quindi è più difficile tirarlo fuori. Comunque, interessante, è molto più scuro di quello che pensassi, tenendo conto che qui di latakia, se ce n'è molto poco, ma sappiamo che gli orientali in realtà non si sa mai che colore possono avere, dipende da che orientali e come sono curati. L'odore, come dicevo, è molto erboso, molto fragrante, c'è il classico casing STG dei Daniel, quindi devo dire che onestamente è molto invitante come odore. Quindi sono proprio curioso di provarlo. Adesso però vi faccio vedere l'altro che magari è meno familiare per voi. Sì, si trovano su internet delle foto, scusate, muovo un po', delle foto si trovano, ma vediamo. Allora, come dicevo, questo purtroppo ha perso la sua, come potete vedere, un po' di ruggine l'ha fatta, ci sono dei chiari segni, però guardate com'era quando lo scartate. Innanzitutto vediamo il caro vecchio Alfred. E soprattutto la scritta è anche molto diversa. You will find it most rewarding through a number of tobacco. Ok, cos'è che dice? Dice sicuramente troverete altri tabacchi che vi piacciono nel nostro vasto catalogo di cui vi parlavo all'inizio. Vediamo com'è. Tabacco estremamente secco, come vi dicevo, è molto molto scuro, quindi si vede la differenza anche qui fra i vari tipi di tabacco, perché alcuni sono più chiari, alcuni sono più scuri, però l'effetto del tempo sui Virginia mi sembra veramente chiaro, giusto per capirci, questa è la differenza, insomma. Ok, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Eccoci, ve lo volevo far vedere con una luce migliore, da notare che qui Alfred Daniel ci metteva la faccia e la firma. Comunque, come potete vedere con questa luce, la composizione è diciamo simile, comunque si capisce anche qui che c'erano tabacchi più chiari e più scuri,
e semplicemente si sono molto scuriti a causa dell'età, ok? Non vedo muffa, sì, c'è qualche puntino bianco, ma non credo sia muffa, probabilmente è qualcosa che ha sfiorato. Per sentire veramente l'odore di questo tabacco dovete ficcare proprio il naso dentro la latta, ed è, cosa possiamo dire, forse un 5% di questo, quindi ricorda molto vagamente, ma poi per lo più sa di tabacco, è difficile proprio riconoscere aromi particolari. Comunque, adesso lo mettiamo dentro il barattolo e faccio vedere come faccio io per riumidificare questi tabacchi estremamente vecchi ed estremamente, come si dice, con tanta tanta lentezza, perché il potenziale di muffa di questi tabacchi qui è veramente elevato. Dai. Allora, che cosa è necessario per riumidificare il tabacco? Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di un barattolo. Potete comprare i bormioli, a me piace riutilizzare quelli che ho in casa in modo tale da evitare sprechi. Ovviamente abbiamo bisogno dei cocci, io ovviamente prendo dei vasi che rompo e poi faccio bollire, quindi adesso metteremo a bollire sia il barattolo che i cocci. Dopodiché la pipa ci serve da fumare mentre aspettiamo che la bollitura sia completa. Dello Scottex ci servirà successivamente come parte assorbente di alcuna umidità, ma adesso poi vi farò vedere. E ovviamente poi lo scotch per fissare lo Scottex nel barattolo. Comunque adesso vi faccio vedere tutto. Ovviamente si tratta di un metodo che utilizza solo ed esclusivamente materiale comunemente reperibile in casa. Ovviamente è possibile andare, così vuol dire, in ferramenta, in tabaccheria e trovare il coccetto a forma di foglia, il barattolo con la spugnetta già attaccata, oppure potete comprare altri tipi di spugne, ma adesso vi dirò meglio. A me piace usare queste cose, diciamo, a costo zero, che mi diverte anche un po'. Dai, iniziamo a bollire. Allora, ho appena messo sul fuoco, è importante che inseriate il barattolo di vetro subito quando l'acqua è ancora fredda, perché altrimenti c'è il rischio che se lo fate quando l'acqua già bolle, con lo sbalzo termico il vetro si spacchi. Comunque adesso aspettiamo che inizi a bollire e poi lo faremo bollire per 1 o 2 minuti, così niente di particolare. Nel frattempo possiamo iniziare a preparare la carta, serve una striscetta non troppo larga perché essenzialmente la larghezza basatela su quella che è la larghezza del tappo del barattolo e del pezzo di coccio che ci avete, quindi possiamo iniziare così. Ora non utilizzo neanche coltelli o niente perché veramente non è importante che sia preciso. Eccoci. Questo qua, dopodiché ci costruiremo una specie di altalena in cui andremo a mettere il coccio umido dentro. Adesso lo faccio vedere meglio. Aspettiamo un minutino e ci siamo. Ops, forse l'ho lasciata un po' troppo a lungo. Va bene, ora aspettiamo si raffreddi. Eccoci, allora, si è asciugato tutto, per sicurezza sto passando della carta dentro per assicurarmi che ogni possibile goccia di acqua rimasta sia asciutta, così ora questo è pronto. Lo stesso facciamo qui e quindi ci siamo. I cocci adesso li metto un po' immersi in altra acqua in modo tale che mantengano la loro umidità che ci servirà tra breve. Adesso costruiamo l'altalena nel tappo. Praticamente dovremmo, utilizzando lo scotch, utilizzeremo adesso, ci regoleremo la lunghezza della carta a seconda di quello che ci serve per tenerla attaccata in questo modo qui. E poi qui in mezzo andremo a inserire il coccetto. Allora, innanzitutto riduco un po' la lunghezza in modo tale da ridurre l'esposizione, perché il motivo di tutto questo sistema è che non ci sia il minimo contatto diretto fra il coccetto o comunque l'acqua e il tabacco, perché il tabacco è estremamente secco, è vecchio e c'è veramente un alto rischio che sviluppi muffe a causa di una umidificazione troppo violenta o troppo rapida. Comunque, allora adesso prendiamo un po' di scotch, non mi serve tanto, anche metà di questo, anche che c'è semplicemente per fissarlo, niente, niente di più e niente di meno.
Ecco qui. Ecco. Adesso ci siamo. Come potete vedere, questa volta che andrà qui chiuso, il concetto sarà lì e c'era tutto questo spazio per il tabacco. L'idea di fondo è quella di creare il più possibile un'atmosfera che sia umida, ma che sia umida in modo estremamente lento, per questo usiamo i coccetti invece di usare una spugna imbevuta, quindi l'umidità deve essere rilasciata nel modo più lento e graduale possibile e soprattutto non ci deve essere contatto. Questo è un metodo di nuovo estremamente lento, ma adesso vi dirò di più a breve. Adesso prepariamo il tabacco. Allora, siccome è venuto un video molto lungo, lo divido in due. Quindi adesso vi ho parlato un po' della standard mixer e vi ho fatto vedere un po' la preparazione di quello che ci serve per poi creare il riumidificatore. Nel secondo video vi farò vedere come mettere il tabacco, come metterlo insieme e soprattutto come